Terminata la gara di pallavolo tra il Training Relax e l'Impios Lecata, terminata 0-3 a favore della squadra legatese. Siamo con il mister Angelo Celauro e la giocatrice, la numero 6, Chietti Pirrone, che è stata la migliore in campo. Ecco, commentiamo questa vittoria che è la terza per quanto riguarda il campionato. Allora, sì, non è stata una partita combattuta, ho visto che insomma la squadra avversaria rispetto alla gara di andata aveva qualche atleta in più e forse insomma acquistata durante il corso del campionato, che ha aumentato il livello rispetto all'andata. Infatti insomma la partita è stata abbastanza combattuta. Il campionato ho trovato quest'anno rispetto all'anno scorso sulle 7 squadre partecipanti un buon grado, un buon livello di gioco, molto molto migliorato rispetto allo scorso anno. Purtroppo noi, come dicevamo poco fa a microfoni spenti, abbiamo avuto grossi problemi quest'anno, problemi logistici per quanto riguarda la nostra casa, cioè il palazzetto dello sport. Poi magari ne parliamo dopo. E quindi insomma è stato un cammino molto difficile, però le ragazze veramente sono state fantastiche durante la stagione. Ecco, Chietti Pirrone, se è stata a nostro giudizio, lo abbiamo detto più volte durante la diretta, la migliore in campo. Questi pallonetti d'astuzia, addirittura 2-3 all'indietro? Beh, è stata comunque una partita molto intensa. Ci siamo divertite tanto con la nostra squadra e comunque niente. Pallonetti provati. Che abbiamo provato in allenamento e grazie al presidente che comunque mi dava dei consigli per poter fare comunque questi pallonetti di intelligenza, chiamiamoli così. Il primo set è andato avanti diciamo quasi di pari passo, nel secondo set dominio assoluto della vostra squadra. Sì, il primo set è stato come solitamente succede sempre nella pallavolo, il primo set bisogna comunque entrare prima nella partita e diciamo che ci siamo deconcentrate un poco, però poi dal secondo set in poi abbiamo cominciato a giocare a pallavolo. Ok, grazie e complimenti naturalmente per il futuro. Vi ringrazio, grazie. Chiudiamo la parentesi agonistica e apriamo diciamo il problema che affligge da due mesi, credo, non solo l'Impia d'Ossa Legata, ma anche le altre realtà ligatese. Ricordiamoci un'altra squadra di pallavolo nell'altro girone, il Santa Sofia. Sì, sì. Il palazzetto chiuso. Che possibilità ci sono di che si riapra? Cioè, cosa è successo? Allora, in pochissime parole, perché la storia è abbastanza lunga. Il palazzetto è chiuso da dicembre, quindi ha ostacolato le attività agonistiche sia di allenamento che di gare interne per quanto riguarda la nostra società di pallavolo, perché l'altra società dedicata ha una struttura privata e è società di pallamano e basket, addirittura basket di serie C. Voi fate pure il settore giovanile? Sì, abbiamo anche il mini volley. Fortunatamente abbiamo trovato una collaborazione da parte di un preside di una palestra scolastica che a partire da fine gennaio siamo riusciti insomma a cominciare di nuovo gli allenamenti. Siamo rimasti fermi con le attività per 2-3 mesi da fine novembre a fine gennaio. Comunque, detto questo, cosa è successo fondamentalmente? È successo che una volta data in concessione l'utilizzo del palazzetto dello sport, hanno chiesto dalla prefettura di Agrigento dei documenti relativi all'agibilità dell'impianto. Documenti che paradossalmente il palazzetto ha sempre avuto, perché è stato sempre agibile, ma purtroppo gli uffici comunali hanno perso il carteggio e quindi non sono riusciti a dimostrare l'agibilità e quindi la certificazione per aprire il palazzetto dello sport. Quindi ci è stata tolta la concessione, arrecando un danno incredibile alle società, che eravamo 5 società tra basket, pallamano e pallavolo. E quindi adesso cosa è stato fatto? Sono stati incaricati ingegneri esterni per fare tutte le prove di staticità dell'impianto, che ovviamente sono risultate efficaci, efficienti, perché il palazzetto di fatto è agibile. E adesso le lungaggini burocratiche forse ci consentiranno il prossimo anno di usufruire ancora della struttura. Quindi finale campionato giocherete diciamo fuori casa? Allora, e noi tutt'oggi abbiamo giocato tutte le partite fuori casa, due partite in casa abbiamo giocato, una a Gela,
e una l'abbiamo giocata all'inizio del campionato contro questa Cattolica, la New Volley di la Relax in casa, che ancora c'è nel palazzetto. Fortuna, se non ricordo male, c'è stata un'inversione pure di una partita. È stata un'inversione. Noi abbiamo giocato a Porta Empedocle, abbiamo giocato all'Ercara, abbiamo giocato una serie di partite consecutive fuori casa con dispendio di energie, risorse economiche e quant'altro. E le prossime giocheremo in questa palestra comunale, c'è una scuola media, insomma, grazie al preside catalano che si è dimostrato disponibile e soprattutto sensibile alla problematica e ci ha dato la possibilità di continuare il campionato. Speriamo che si risolva tutto in meglio e prestissimo. Due parole sul campionato: chi vincerà con la squadra potenzialmente più forte? Io ho visto quasi tutte le squadre, diciamo tutte le squadre, e San Biagio Platani mi sembra la più quadrata. Sì, San Biagio Platani è la più quadrata anche perché ha delle ragazze provenienti dal San Giovanni Genova, dalle Red Fox, allenate da professore Maira. L'anno scorso hanno vinto il campionato, quindi sono delle ragazze molto di esperienza e hanno trovato una giusta amalgama con le vecchie ragazze di San Biagio Platani. Poi io conosco i dirigenti, sono delle persone speciali, e quindi in questo sport lo spirito conta più di ogni altra cosa. Vi ringraziamo e in bocca al lupo, e speriamo l'imminente apertura del palazzetto. Crepi, arrivederci. Allora, con Marico Cammalleri analizziamo questa ennesima sconfitta, una vittoria che non vuole mai arrivare. Ci vuole un po' anche di fortuna, soprattutto grinta, quello che ci manca, forse ancora l'emozione ci sta facendo ancora brutti scherzi. Il primo set, bene o male, siete andati avanti di pari passo, nel secondo set buio totale. Perché questi cali di concentrazione? Sarà la tensione, sarà la paura di perdere? Può anche essere questo, soprattutto la paura anche di perdere. Perché, come dicevo poco fa, la grinta a volte vero ti fa brutti scherzi, e quindi c'è anche la voglia soprattutto. E infatti cioè, ricordiamo sempre come se fosse sempre l'ultimo set, ma intanto siamo qui. Ricordiamo che martedì avete un altro impegno, stavolta fuori casa all'Ercara. Si concentrati già sin da stasera? Sì, concentratissimi. Anche perché siamo ancora in caldo. Senza dubbio, appunto, già in tre giorni due partite. E volevi dire qualcosa sull'impiantistica? Allora, sì, io ho avuto anche le mie colleghe, anche gli altri, chi gioca qui, c'è questi fari centrali che danno qui al centrocampo, che danno un fastidio enorme, soprattutto per chi deve ricevere la palla per alzarla, cioè non si vede. E dà un fastidio enorme questi due fari al centrocampo. Io richiedo, se è possibile, o diminuire la potenza o spostarlo, spegnerli, perché dà fastidio abbastanza. Non è colpa dei fari, però, comunque, però dà fastidio. Ok, ti ringraziamo tantissimo, speriamo che questa prima vittoria arrivi al più presto. Grazie a voi che ci accompagnate sempre, grazie.